Vi annoierò un po' a lungo, per cui potete andarvene quando volete, e comincerei così. Siccome sono un po' lontani gli anni in cui si poteva dare per scontato, la conoscenza da parte di tutti della figura di Joseph Roth, mi sento un po' in obbligo di fornire qualche nota più bibliografica iniziale e spero con ciò di non risultare troppo noioso per chi invece Roth lo conosce già o lo frequenta. Vale però la pena, se non altro perché lo stesso Roth ha creato nel corso del tempo una sua biografia immaginaria che tra l'altro ha spesso contagiato anche studi molto seri su di lui e sulla sua opera. Quindi cerchiamo di mettere dei paletti. Roth nasce in Galizia, a Brody, che è una cittadina nelle vicinanze di Lemberg, che è il più importante centro dell'ebraismo orientale, nel 1894, da una famiglia di commercianti ovviamente ebrei. Il padre muore precocemente e lui vive con la madre, ma per esempio questa è la prima leggenda che lui inventa su di sé, mai in condizioni di povertà. È uno studente brillante fin dalla scuola e nel 1913, con un sussidio, si iscrive all'Università di Lemberg, dove però la lingua prevalente è il polacco. Lui, che è di lingua tedesca, ha poca familiarità e infatti resta un anno iscritto a quell'università, ma non si sa né cosa né se abbia veramente studiato lì. L'anno dopo, però, si trasferisce a Vienna. Il periodo di Lemberg però è importante, e qui l'importanza della città per l'ebraismo, perché Roth entra precocemente in contatto sia con il movimento sionista, sia con gli scontri fra le correnti tradizionaliste dell'ebraismo, quindi il hasidismo in particolare, e la Haskalah, cioè le correnti razionalistico-moderniste che in un grande convegno a cui pure Joseph Roth prenderà parte come uditore, si confronteranno sulla natura della dottrina. Dicevo, nel 14 si trasferisce con la madre a Vienna, anche in conseguenza dei timori che la madre stessa ha per la guerra, e inizia lì a studiare germanistica. Prosegue gli studi però solo per 2 anni perché poi si arruola volontario nell'esercito austriaco dove non combatte, diventa però addetto stampa dell'esercito sempre nell'area di Lemberg, cioè in qualche modo torna a casa. Sostiene, ma anche questo è un falso, di essere stato fatto prigioniero dai russi. Quello che è sicuro è che alla fine della guerra interrompe gli studi e trasforma il suo lavoro di addetto stampa in una brillantissima carriera di giornalista. Roth è una superstar del giornalismo negli anni in cui si dedica principalmente a questo. Collabora inizialmente a un giornale viennese, da Neue Tag, che firma i suoi articoli, è socialista, con lo pseudonimo Josephus. Nel 1920, da Neue Tag cessa le pubblicazioni e Roth si trasferisce a Berlino, dove comincia a lavorare per una serie di giornali e anche per una rivista appunto socialista in cui Forwards, cioè avanti, dove si firma Der Rote Josef il russo. Frattanto, nelle more del trasloco a Berlino, nasce il Roth scrittore, che pubblica i suoi romanzi, spesso a puntate, sui giornali a cui collabora. Nel 1923 pubblica Das Spinnennetz, cioè La tela del ragno, che è il suo primo romanzo, che resta però incompiuto e che verrà pubblicato soltanto nel 1967. E l'anno dopo invece pubblica Hotel Savoy, prima a puntate e poi come volume, e questo diventerà di fatto il suo primo romanzo pubblicato. Nel 1925 diventa corrispondente da Parigi, ed è il primo trasferimento in Francia di Roth, e lì si trasferisce e ci resta anche un anno. Nel frattempo, nel 1922, Roth si è sposato con una donna, Friederike Reichler, e pare è sicuramente stato un grande amore, però nel 1926 Friederike Reichler comincia a manifestare i primi sintomi di una malattia mentale inguaribile. Se leggete le lettere di Roth è quasi patetico
vedere come questo povero disgraziato, ormai ridotto malissimo, fosse costretto a pubblicare un libro dopo l'altro per pagarle le cure. Viene internata in un manicomio, in vari in realtà case di cura, e Roth cade in una profonda crisi depressiva che comincia, per così dire, a combattere con uno smodato consumo di alcol, che sarà un po' la cifra dell'ultima parte della sua vita. La moglie, dicevo, passa da un sanatorio all'altro e poi morirà nel 1940, uccisa dai nazionalsocialisti nell'ambito dell'azione Tefir, con cui il Terzo Reich programma l'eliminazione dei malati di mente nel castello di Hartheim, che nel frattempo è stato trasformato in un campo di sterminio. A partire dal 29, Roth si lega però a una redattrice della casa editrice Ullstein, che in quel momento era la grande casa editrice liberale della Germania, una certa Andrea Mangabell, e questa relazione influisce sicuramente sulla sua scrittura, perché nel 30 e poi nel 32 scrive i suoi due capolavori, che sono Hiob, cioè Giobbe, di cui inevitabilmente parleremo, e Radetzky March, cioè la marcia di Radetzky. Però anche questa relazione va in crisi sempre per motivi di alcolismo. Roth va nel 1936, dopo essere fuggito da Parigi a Nizza ed essere tornato nuovamente a vivere a Parigi, va a vivere con Hildegard Cohen, che è un'autrice importante di questi anni. Anche questa relazione, però, che è una relazione fondamentalmente alcolica, va in crisi in pochi anni. E nonostante che Roth sia ormai un uomo distrutto, si possono vedere, se voi vedete le foto di Roth a distanza di 10 anni, sono due persone assolutamente diverse, non le ho preparate, ma insomma è facile trovarle anche in internet. Cioè nel 29 Roth è un giovane curato e brillante, nel 36-37 è un uomo distrutto. Ciò nonostante riesce a scrivere ancora molti romanzi importanti, fra questi Il peso falso di Kapuzinergruft, cioè la cripta dei Cappuccini, che prosegue in qualche modo la marcia di Radetzky, e la Die Geschichte von der Tausend und Zweiten Nacht, cioè la 1200ª notte. Ancora nel 38, quando ormai le condizioni di Roth sono quasi disperate e peggiora definitivamente, ancora nel 38-39 Roth riesce a scrivere due racconti molto significativi e molto famosi, tra l'altro. Il primo è La leggenda del santo bevitore, e l'ultimo, che uscirà postumo, si chiama Leviatano, e anche qui capite che ne dovremo inevitabilmente parlare. Roth muore il 27 maggio a Parigi, nell'ospedale per i poveri di Necker, lui che era stato pagatissimo dai giornali per cui aveva collaborato. Probabilmente le condizioni della sua malattia si aggravano definitivamente, perché gli viene tolto completamente l'alcol da un giorno all'altro. Ora, detto questo sulla biografia, la grande fama di Roth, soprattutto in Italia, ma non solo, si deve a un noto saggio di Claudio Magris, che si chiamava Lontano da dove, che è un saggio degli anni 70, che inquadrò Roth nel contesto della letteratura e della cultura ebraico orientale dell'8-900. Quel saggio ebbe il merito indubbio di far conoscere in Italia quella cultura, la cultura dell'ebraismo, e di darne un'immagine complessiva molto suggestiva. Certamente ebbe anche il merito quel saggio di far conoscere, o almeno di rinnovare la conoscenza, di uno scrittore come Roth, di cui si era un po' persa la memoria. Ebbe anche il merito, sempre quel saggio, che è molto bello da leggere, come tutti i saggi del giovane Magris, ebbe il merito di disegnare un parallelismo di grande efficacia fra il declino della cultura ebraico-orientale e il declino dell'impero asburgico, di cui Roth era stato suddito e di cui nel suo più famoso romanzo, cioè Radetzky March, rappresenta con grande efficacia epica la fine. Quel saggio però, quel saggio eruditissimo, secondo me aveva creato qualche fraintendimento. Cioè, intanto si basava in parte proprio sulla biografia leggendaria che Roth aveva dato di sé, e poi
rischiava di far passare in secondo piano alcuni aspetti dell'opera di Roth, che hanno invece un rilievo, direi, essenziale. E è giustissimo, naturalmente, collegare Roth alle peculiarità della cultura ebraica orientale, che ha prodotto narratori grandissimi, pensate soltanto ai fratelli Singer. Però schiacciarlo su quello sfondo tende a svalutare il rapporto di Roth con la modernità e anche con quelle correnti d'avanguardia a cui la sua narrativa, almeno negli anni venti, fa riferimento, in particolare l'espressionismo. E rischia così di segnare una figura rotonda di Roth, come quella che creò Magris, rischia o rischiava di fare cioè di far passare in secondo piano le ambiguità che sono forse la caratteristica saliente della produzione di Roth, che è un cronista da una parte, quindi un uomo attento alla verità dei fatti, e contemporaneamente un mitomane. È vero sì un suddito austroungarico, però è anche un viaggiatore cosmopolita e per lungo tempo un cittadino francese. È un ebreo orientale, ma poi nell'ultima parte della sua vita dichiara di essersi convertito al cattolicesimo. Non ci sono prove certe neanche di queste, però è anche vicino alla cultura del cattolicesimo ed è anche un autore fluviale e apparentemente spontaneo, che è però capace di costruzioni narrative straordinarie, di una profondità del dettaglio davvero notevole. Naturalmente in queste costruzioni narrative la mitologia biblica gioca a volte un ruolo essenziale e gioca prevalentemente un ruolo essenziale e questo è il tema a cui mi dedico. Però per prima cosa, come premessa più generale, bisogna fare una distinzione, cioè direi quella che possiamo chiamare la distinzione fra mito ingenuo e mito sentimentale, per riprendere il titolo di un famoso saggio di Schiller. Ora, per dirla e farla breve, la carriera del mito nella letteratura moderna comincia in Germania con il classicismo e poi con il romanticismo, quindi a cavallo fra 7 e 800, che ne fanno uno qualificanti del loro programma. Per esempio, pensate a un testo importante come il più antico programma di sistema dell'idealismo tedesco, che è questo breve testo scritto a sei mani da Hölderlin, Schelling e Hegel, che sul mito si incentra. Il mito riappare in letteratura nella poesia di Goethe Hölderlin, e cito solo i più grandi, e naturalmente nella riflessione di Schelling, che scrive una filosofia della mitologia, dopo essere stato però, e non va dimenticato, un grande tema di riflessione nella cultura settecentesca, almeno da Vico e Herder in poi. E riappare poi in forme diverse anche nel teatro, nella riflessione di Schiller, negli scritti di Wilhelm von Humboldt, eccetera. Cioè questa è una grande stagione di rinascita del mito. L'idea è che l'antica osmosi di estetica e mito debba tornare ad essere il centro ordinatore vitale dell'arte moderna. E per qualche tempo, in effetti, l'idea ha conseguenze vaste, però è soprattutto un criterio sperimentale, cioè serve a orientare gli esperimenti della letteratura e dell'arte classico-romantica, che appunto tendono ad integrare il mito nei loro risultati. Tanto per fare un esempio, alla fine della sua carriera di autore drammatico, Schiller scrive tre drammi incentrati su figure femminili, la Maria Stuart, la Jungfrau von Orlando, la Donzella d'Orlando e la sposa di Messina. E questi tre personaggi, i personaggi femminili che compongono, diciamo, il personale drammatico di questi testi, sono naturalmente Maria Stuart, sono naturalmente Giovanna d'Arco e poi una inventata sposa di Messina. Però in realtà, tanto per fare un esempio, proprio nella Maria Stuart il tipo di Maria corrisponde al tipo di Venere e Elisabetta corrisponde al tipo di Atena secondo la classificazione mitologica dei tipi femminili che aveva dato Wilhelm von Humboldt. Quindi il mito diventa proprio uno strumento operativo, nonché sperimentale, nella creazione di questi drammi. Con la fine del romanticismo, il prevalere dell'impegno e del realismo cambiano
le cose e il mito perde la sua forma, la sua forza, ma non così tanto in Germania. Perciò la materia mitologica, che poi a questo punto è una materia mitologica nazionalista, soprattutto germanica, diventa oggetto di studi da parte dei Grimm, di drammi, da parte di Hebbel, per esempio, con i Nibelunghi, e poi naturalmente oggetto di esperimenti sinestetici nelle opere di Richard Wagner. Poi Nietzsche fa riemergere dallo spirito di Wagner il mito greco, riapre la questione lasciata aperta dall'età classica romantica, ma al mito biblico in realtà si torna di rado, al punto che i più grandi tentativi poetici in materia restano ancora il Messia di Klopstock del 1748, naturalmente una parte della lirica hölderliniana che ha al suo interno la comparazione tra le figure di Dioniso e Cristo, e un'opera almeno importante di Hebbel, che è una Judith, una Giuditta. Una vecchia tesi del germanista Heinz Schlaffer suggerisce che la rimitologizzazione della letteratura e della cultura tedesche, dopo la morte di Dio proclamata da Nietzsche, si deve alla cresciuta importanza che l'arte e il pensiero ebraici acquisiscono nel contesto di una cultura invece largamente secolarizzata come quella tedesca. È una tesi, bisogna dirlo chiaramente, sbagliata, visto i precedenti cui ho accennato e visto anche l'importanza e la vicinanza che la letteratura tedesca ha sempre dato al mito. Però si può dire che in effetti certi miti biblici rientrano nella circolazione culturale tedesca e cambiano aspetto in questo contesto all'inizio del secolo grazie agli intellettuali ebrei e al complesso rapporto che lega questi intellettuali alla loro tradizione culturale e religiosa. Ora, il problema più evidentemente legato alla riappropriazione del mito da parte della letteratura e in generale della cultura moderna consisteva nel significato che adesso aveva attribuito il romanticismo. E questo aveva individuato la grande differenza fra l'arte antica da una parte e l'arte moderna dall'altra, nell'assenza in quest'ultima, cioè nell'arte moderna, di un centro ordinatore assoluto che invece nel mondo antico era costituito proprio dal mito. Friedrich Schlegel, qui vi mostro la prima slide, l'aveva detto così: noi non abbiamo una mitologia, però, aggiungo, siamo prossimi ad averne una, o almeno è giunto il momento di contribuire seriamente a produrla, poi, perché essa verrà a noi per una via opposta rispetto alla mitologia di un tempo. Qui è la distinzione importante. Quella aderiva con semplicità e immediatezza a tutto ciò che di più naturale e vivo le offriva il mondo sensibile, e adesso si formava. Al contrario, la nuova mitologia, cioè quella dei moderni, deve essere creata, tratta dalle profondità più remote dello spirito, e ciò deve essere, dice proprio così, la più artificiale delle opere d'arte, perché deve comprendere in sé tutte le altre, deve essere il nuovo letto, il nuovo vaso in cui scorre l'antica, l'immortale fonte primigenia della poesia. In altre parole, il mondo antico possedeva una visione unitaria delle cose che scaturiva dalla sorgente infinitamente produttiva di un mito che aderiva immediatamente alla totalità della natura, mentre il mondo moderno, che è in balia dell'attimo, della suggestione momentanea di quello che Friedrich Schlegel chiama l'artificio, l'interessante, deve conquistarsi la sua mitologia. La quale mitologia dei moderni però non avrà alcun carattere di spontaneità, bensì, proprio al contrario, deve essere il frutto dell'artificio e della riflessione, secondo quel principio che Schiller aveva espresso molto bene nel saggio sulla poesia ingenuo e sentimentale, il quale sostanzialmente diceva: l'ingenuo è la forma del rapporto con la totalità della natura che hanno i popoli primigeni, cioè che hanno i popoli originari, che hanno i popoli giovani, nei quali proprio il mito, nei quali la letteratura, nelle quali le forme di espressione aderiscono immediatamente al tutto. Cioè la natura si presenta in un certo modo e viene restituita immediatamente una determinata forma nel mito.
Noi che siamo popoli razionali, che siamo popoli della scienza, che siamo popoli della tecnologia, non possiamo in nessun modo ritornare a quel rapporto ingenuo del mito con la natura, ma il nostro sapere, il nostro intelletto deve essere portato a un grado di sviluppo tale da far compiere proprio a questa, al nostro rapporto con il mondo un giro di 360 gradi, sicché l'estremo artificio riporta in vita un'ingenuità riconquistata attraverso la forma, attraverso il dominio intellettuale della realtà. Allora, non riesco e non ho il tempo ovviamente di spiegarmi meglio, però il mito è, per così dire, nell'antichità l'espressione di un atteggiamento infinitamente aperto e disponibile che la cultura, una cultura, una qualsiasi cultura primigenia, cioè iniziale, intrattiene con la realtà, che si trova di fronte le cose e che intrattiene con queste cose un rapporto di immediata adesione. Mentre deve diventare la mitologia nella modernità lo strumento attraverso cui il rapporto intellettualmente mediato fra uomo e natura riconquista la stessa valenza unitaria e ordinatrice del mito ingenuo dell'antichità. Spero di essere stato relativamente chiaro. In ogni caso, rispetto all'oggetto di questa lezione di oggi, è chiara una cosa. Gli ebrei orientali vengono percepiti ancora come una sorta di popolazione legata alle proprie origini. Quindi il mito si presenta in forme ancora riconoscibilmente ingenue. Questo è importante da capire rispetto a una distinzione che farò dopo. Cioè, c'è una sincerità del mito ingenuo nella cultura dell'ebraismo orientale determinata dal fatto che gli ebrei orientali sono legati all'origine della loro cultura assai più di qualsiasi altra popolazione moderna occidentale. Allora, di fatto, sul piano della prassi, tutta questa distinzione significa che nella modernità saranno sempre possibili due forme di poesia mitologica. Una segnata dal tentativo di riconquistare al mito la stessa capacità di significazione del mito ingenuo e originario, mentre l'altra sarà caratterizzata dallo sforzo di restituire al mito la sua capacità di significazione attraverso il superamento ironico proprio della sua forma ingenua e spontanea. Questa distinzione dà luogo, è l'ultima cosa che dico su queste premesse generali, dà luogo a un paradosso, abbastanza significativo, che dice più o meno questo: il mito risulta usato tanto più ingenuamente nella modernità, quanto meno è esplicito il suo riuso, cioè quanto meno la riflessione interviene nella riproposizione del mito. Mentre quanto più dichiaratamente è esibito dalla narrazione o dalla lirica o dal testo teatrale che lo ripropone, tanto meno esso può mantenere quella forma ingenua, perché nella modernità non è in nessun modo conservabile un intero mito, non è in nessun modo proponibile un intero mito come credibile all'intelletto e alle conoscenze dei moderni. Quindi, se io uso un piccolo frammento di mito, questo diventa in qualche modo una cellula integrabile all'interno di un discorso che lo lascia intatto. Ma se io riscrivo un grande mito, naturalmente non posso che farlo a partire dalla conoscenza che possiedo oggi. Insomma, tanto per fare esempi molto espliciti, quando Hofmannsthal riscrive le lettere di Sofocle, inevitabilmente provenendo da una cultura psicanalitica, fa di questa lettera proprio un'isterica. Oppure, se preferite l'esempio classico, è chiaro che l'Ulisse di Joyce sì, fa lo stesso viaggio di Ulisse, ma lo fa nelle spoglie di un signore di Dublino. Basta, non dico più altro.
cioè non dico più altro su queste cose generali, adesso passiamo a Rotti. Allora, benché abbia detto in precedenza che il riuso della mitologia biblica da parte degli scrittori e degli intellettuali ebrei di fine secolo segue vie largamente autonome rispetto al grande filone romantico e idealistico che ho, insomma, per sommi capi cercato di schizzare fin qui, eppure non sfugge a una regola che ha una valenza universale. Cioè, anche nelle opere degli ebrei, il mito originario segue le peripezie della modernità e quindi conserva la sua forma ingenua solo se si contrae a mitologema, a frammento di un tutto che proprio e solo in quanto frammento possiede una valenza significante che coincide con quella del mito originario. Da questo punto di vista, i primi due romanzi di Roth, a cui ho accennato prima, cioè La tela del ragno e Hotel Savoy, offrono un ottimo esempio. Nel primo, La tela del ragno, si racconta la carriera politica e la scalata sociale di un certo Theodore Lose. Lose è uno dei tanti giovani ambiziosi smobilitati dopo la Prima Guerra Mondiale che popolano la Germania, entra in scena come ex sottotenente dell'esercito, che si è trasformato però nel frattempo in precettore in casa di un gioielliere ebreo, benché odi gli ebrei, è pochissimo dotato, però è fornito di una volontà di emergere di ferro, è un paranoico, vittimista, ma non ha questo Theodore altra possibilità di emergere che quella di subordinarsi a qualsiasi volontà altrui. In fondo gli va bene, resta sempre un ex soldato, cogliendo in questo contesto ogni occasione che gli capita. In casa del gioielliere presso cui lavora conosce un certo Tribich, che gli fa conoscere un principe, il principe Heinrich, nel cui reggimento Theodore ha servito, e per spiegare che tipo è, non appena Theodore conosce Tribich, dimentica il gioielliere che gli dà da mangiare. Appena conosce il principe, a una cena, dimentica anche la presenza dell'amico Tribich. Per attirare l'interesse del principe non è che debba fare granché, perché in realtà il principe stesso è interessato eroticamente a Theodore. Lo invita a casa sua e lì hanno un rapporto. Ora, Theodore è eterosessuale, ha avuto una relazione con la moglie del gioielliere presso cui lavorava e se n'è pure vantato col principe, tuttavia non sa dire di no al principe stesso e cede a un qualcosa che inizialmente gli procura solo vergogna. Allora è chiaro che il principe rappresenta per Theodore un universo di perversioni, nella sua ottica, nel quale si getta a capofitto, diventa membro di un'organizzazione segreta, una spia antisocialista al servizio di un certo Klitsche, poi uccide Klitsche, prende il suo posto, fa carriera, si avvicina ai nazionalsocialisti, diventa ricco e potente e così via. Il così via, appunto, Roth non l'ha poi più realizzato. Ma il punto, come dicevo, è che la carriera in queste perversioni della modernità di Theodore ha inizio con il cedimento per lui impensabile ai desideri erotici del principe che è, miticamente parlando, un sodomita. Quindi il riferimento neanche troppo velato del romanzo è alla città di Sodoma che, come si sa, in Genesi 19 viene distrutta proprio per la perversione dei suoi abitanti che vorrebbero abusare di due angeli inviati nella casa di Lot. Si sa, lo sapete tutti, che l'episodio della distruzione di Sodoma e le ragioni di questa distruzione, cioè i vizi specifici dei suoi abitanti, hanno ispirato molta letteratura, nonostante che l'episodio narrato nel Genesi sia una vera goccia nel mare del testo biblico. Però bisogna considerare che per la Torah la distruzione di Sdom, Amora e delle altre tre rigogliosissime città della pianura, cioè Zeboim, Adma e Zoar, è una punizione esemplare, ricordata di frequente nei libri dei profeti maggiori e minori, e tanto per darvi un esempio vi cito Ezechiele, dove leggete questo: tua sorella più piccola è Sodoma, è un'invettiva contro la città di Gerusalemme, tua sorella più piccola è Sodoma,
che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita, oracolo del Signore Dio, tua sorella Sodoma e le tue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie. Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma. Essa e le sue figlie erano piene di superbia, ingordigia e ozio indolente. Non dimenticate questi vizi, perché non c'è la pura violenza a Sodoma, c'è anche questo. Non stesero però la mano contro il povero e l'indigente, insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne accorsi. Ora, la distruzione delle città della pianura è talmente suggestiva da restare proverbiale anche nel Nuovo Testamento e, per esempio, riferimenti alla punizione di Sodoma e Gomorra li trovate in Matteo e Luca, proprio come espressione paradigmatica dell'ira divina. Dico questo per far capire che il peccato di sodomia, perché di questo che stiamo parlando, giusta o sbagliata che sia l'interpretazione che dello specifico peccato dei sodomiti da Genesi, si presta bene a fungere da prodromo per una discesa negli abissi di ogni perversione che, guarda caso, coincidono piuttosto da vicino con quelli che Ezechiele attribuisce agli abitanti di Sodoma. E Loso diventa un traditore, un omicida, un ladro, uno sfruttatore, eccetera. Ora, mi rendo conto che questa osservazione, questo accostamento può sembrare una suggestione poco suffragabile nel testo. Allora bisogna andare in cerca di prove più sostanziose del fatto che Roth abbia in mente proprio la Sodoma biblica, scrivendo sia della aberrante carriera di Theodor Lose, ma soprattutto questa carriera rappresentativa di una carriera di un uomo moderno, della metropoli moderna. E queste prove non si trovano nel romanzo, che non è compiuto, ma le trovate nel romanzo successivo, cioè in Hotel Savoy. Qui il paragone fra la Sodoma biblica e la città moderna è esplicito. Hotel Savoy è una specie di racconto corale incentrato sulla varia umanità che popola un albergo della città di Łódź, in cui c'è effettivamente un protagonista che si chiama Gabriele Dan, che si presenta come una sorta di idealista, è sicuro di poter fare fortuna in questa città in cui arriva da ex prigioniero di guerra, perché confida nella protezione di uno zio facoltoso. Le cose non gli vanno bene perché questo zio, da bravo abitante della metropoli, è per l'appunto indolente, egoista e superbo, ma lui impara a conoscere tutti gli aspetti della società capitalistica moderna, non dimenticate mai che Roth è socialista, perché l'albergo, cioè questo Hotel Savoy, li riassume tutti in sé. È costruito su 7 piani che ospitano in ordine decrescente di agiatezza dal primo all'ultimo tutte le categorie e le classi sociali del mondo. Sorvolo sui dettagli della trama, il punto rilevante è che in questa narrazione allegorica i più poveri fra gli abitanti dell'hotel vivono essenzialmente di 3 attese. Quella della morte, quella dell'avvento del ricchissimo Henry Bloomfield, che è un milionario ebreo nativo di Łódź, arricchitosi però oltreoceano e che per una sorta di profezia popolare è destinato a portare affari e ricchezza nella città di origine. Questa è la seconda attesa, e la terza è l'attesa della rivoluzione. Allora, queste 3 profezie si avverano tutte. Effettivamente qualcuno degli abitanti dell'ultimo piano trova la morte. Henry Bloomfield arriva davvero, però la sua visita favorisce ben poco gli affari sperati e in realtà giova soltanto a Gabriel Dunn, che ne diventa per qualche tempo il segretario. Infine scoppia una piccola rivolta, in seguito alla quale però si scatena un furibondo incendio che, favorito dal vento e dalla pioggia, distrugge l'albergo e porta via con sé tanti fra i suoi abitanti, naturalmente i più ricchi, e persino il proprietario dell'albergo,
misteriosissimo, un greco di cui non si sa nulla, che in realtà è sempre stato sotto gli occhi di tutti perché si fingeva il lift boy dell'albergo, e quindi risiedeva all'ultimo piano, cioè il piano dei poveri, dove resta intrappolato e muore. Però il punto è un altro ed emerge in modo molto chiaro nella grande rappresentazione della città moderna che anticipa la catastrofe finale. C'è questo passo: la città, priva di fognature, puzzava del suo. Nelle giornate grigie, lungo i marciapiedi di legno, negli scoli stretti e diseguali, si vedeva scorrere un liquido nero-giallo, denso come fango, che veniva dalle fabbriche, ancora caldo e fumante. Era una città maledetta da Dio. Si sentiva un odore come se la pioggia di pece e zolfo fosse caduta lì, non su Sodoma e Gomorra. Dio puniva la città con l'industria, che è il più severo castigo di Dio. Quindi vedete che, benché naturalmente Sodoma e Gomorra si siano trasformate nella metropoli moderna, la punizione resta la stessa, e benché però questa punizione sia diventata l'industria, nell'ottica di uno scrittore socialista, non muta nulla della struttura del mito biblico. Ci sono sempre delle perversioni che sono sempre le stesse descritte dai profeti a proposito di Sodoma e Gomorra, che vengono punite attraverso la stessa punizione del mito biblico, benché abbia cambiato forma e sia diventata semplicemente una fabbrica. Allora, Sodoma e Gomorra in pratica sono qui, sono ora. E vengono distrutte come sempre, cioè come avviene ogni volta che la volontà divina manifesta la sua volontà purificatrice nel mondo. Perfino la mefitica industria che avvelena e divora la città sembra soltanto una creazione umana, in realtà è essa stessa già parte del piano divino di distruzione e cancellazione del male. Quindi il racconto biblico, diciamo così, è perfettamente attuale, conserva intero il suo significato, conserva anche il suo tono, cosa che questo primo Roth, che come dicevo è vicino nei suoi strumenti alla letteratura espressionista, può trovare anche funzionale. Gli espressionisti usano moltissimo il mito biblico, pensate, vabbè, a Brecht, per dire uno conosciuto. Insomma, il mito è integralmente acquisito e restituito narrativamente nel suo valore simbolico, poetico e persino mistico originario. Allora, è vero che Roth riprende il mito biblico così come fanno gli espressionisti, ma c'è una differenza sostanziale. Quello che per l'avanguardia espressionista è, per così dire, materiale, con cui compone delle immagini, spesso apocalittiche, o per uno scrittore ebreo di cultura orientale, è la cifra del riferimento a una tradizione che si continua nel presente in una catena ininterrotta. Catena ininterrotta e continuità che è storica e culturale, la quale soltanto, per le ragioni che dicevo prima, permette di conferire credibilità al riuso ingenuo del mito. Cioè, non è che chiunque può riusare ingenuamente il mito, deve avere le condizioni culturali per poterlo fare. Roth ritiene e riconoscibilmente ha le capacità di farlo perché parla da intellettuale ebreo e quindi parla a partire da quella cultura. Può inserire nella sua rappresentazione della città moderna e della distruttività dell'industria moderna un mito ingenuo perché lui è un inserto ingenuo dentro un mondo completamente trasformato rispetto al mondo antico. Ora, questa idea della continuità nella cultura ebraica orientale risulta molto chiaramente dal lungo reportage che, vabbè, lo dico perché viene tradotto, è tradotto malissimo nell'unica edizione che c'è, che è Adelphi, è chiamato Ebrei Erranti, si chiama invece Juden auf Wanderschaft. Gli ebrei erranti, anzi l'ebreo errante, cioè Asbero, ha un ben preciso modo di essere chiamato in tedesco, invece Roth scrive che questi Juden sono auf Wanderschaft. Allora uno può evitare ebrei migranti perché oggi verrebbe frainteso, però ebrei in cammino è una traduzione possibile, non si capisce perché tu devi ficcare in un posto in cui non c'entra nulla l'ebreo errante. Vabbè. La cosa importante di questo reportage, un reportage giornalistico che
se lo leggete vi fa capire che razza di giornalista era Rotta, genio. In questo reportage l'ebreo orientale ormai completamente occidentalizzato Joseph Roth torna per così dire sui suoi passi e descrive la società, la cultura, la religione, insomma i caratteri generali dell'ebraismo insediato fra la Polonia e la Russia, più o meno nella zona dell'attuale Ucraina. Gli ebrei orientali, scrive Roth, che si basi, scrive per il pubblico dei suoi lettori occidentali, che sono spesso antisemiti, cioè presenta loro una visione dall'interno inedita, ma anche distaccata di questo popolo degli shtetl, dei villaggi orientali. Questi ebrei, dice Roth, non sono solo profondamente religiosi, vivono in costante rapporto con Dio e in Lui e nella Sua parola ripongono ogni fiducia. Questo è un passo. L'apparente viltà dell'ebreo, il quale non reagisce alle sassate di un bambino che gioca e finge di non dire gli epiteti insolenti che gli vengono rivolti, è in realtà l'orgoglio di chi sa che un giorno sarà il vincitore, che nulla potrà mai accadergli se Dio non lo vuole, e che non esiste riparo più meraviglioso della volontà di Dio. Non si è forse già lasciato cremare con animo lieto? Che cosa può fargli un sasso o lo sputo di un cane rabbioso? Il disprezzo che l'ebreo orientale nutre per il non credente è mille volte più grande di quello da cui lui stesso potrebbe essere colpito. Che cos'è il ricco padrone? Che cosa è il colonnello della polizia? Che cosa un generale o un governatore di fronte a questa parola di Dio, di fronte a una sola di quelle parole che l'ebreo tiene sempre serrate nel suo cuore? Se anche il padrone fosse saggio, la sua saggezza galleggerebbe sulla superficie delle cose. Si compiace di conoscere le leggi del paese, di costruire ferrovie, di inventare oggetti singolari, di scrivere libri e andare a caccia coi re. Ma cos'è tutto questo di fronte a un piccolo segno contenuto nella Sacra Scrittura, di fronte a una domanda, anche la più sciocca, del più giovane scolaro di Talmud? Cioè, questo è il legame della cultura ebraica orientale alla Bibbia. È un legame di immediata appartenenza e per questo il mito biblico nella cultura di un ebreo orientale è sempre presente. Non può essere rimosso e nemmeno trasformato. È lì nella sua forma ingenua originaria ed ha sempre lo stesso potere di significazione che aveva nel testo di Dio. È sempre ancora la parola di Dio. Cioè, questa è un po' la forma del rapporto ebreo orientale con Dio e il testo biblico ed è un rapporto di continuità, un rapporto di legame tradizionale. Che soprattutto prevede, insomma, l'immediata adesione al testo della scrittura. E quando dico immediata adesione, non intendo che non vi siano mediatori e interpreti del testo, poiché notoriamente non c'è esegesi biblica paragonabile per complessità a quella della tradizione talmudica, midrashica o cabalistica. Dico che l'adesione è immediata, o se preferite è ingenua alla realtà divina e al suo messaggio. Roth descrive ulteriormente questa adesione immediata così. Nelle loro preghiere gli si ribellano, imprecano contro il cielo, si lagnano della sua severità e celebrano al cospetto di Dio un processo contro Dio stesso per poi ammettere che hanno peccato, che tutti i castighi erano giusti e che vogliono diventare migliori. Non c'è popolo al mondo che abbia un siffatto rapporto con Dio. Questo è, diciamo, proprio l'eccezione ebraica che Roth descrive e dichiara in maniera inequivocabile. Allora, questa specificità e unicità del legame con Dio e quindi ovviamente col testo che contiene la sua parola che rende credibile la relazione ingenua col mito biblico che Roth, come dicevo prima, acquisisce direttamente ai suoi romanzi. In una delle pagine, secondo me, più memorabili del suo reportage, Roth descrive la festa della Torah in una piccola città orientale ed è una nuova occasione per restituire l'immagine di quel rapporto di adesione spontanea alla parola divina che fa della stessa festa, che della stessa festa è il cuore. Alcune settimane dopo celebrarono la festa della Torah, Roth si è trasferito in questa città orientale e descrive ciò che vede ed ebbe modo di vederli ballare. Quella non era la danza di un popolo degenerato, sta difendendo gli ebrei dai suoi detrattori antisemiti. Non era solo la forza di una fede fanatica,
era senza dubbio un senso di sana felicità che trovava nel sentimento religioso l'occasione per manifestarsi. I Hasidim si prendevano per mano, danzavano in circolo, rompevano il cerchio e battevano le mani, gettavano a tempo la testa a destra e a sinistra, afferravano i rotoli della Torah, li facevano volteggiare nel cerchio come fossero ragazze e poi se li stringevano al petto, li baciavano e piangevano di gioia. Si avvertiva in quella danza un piacere erotico. Mi commosse profondamente vedere come un popolo intero offriva al suo Dio la gioia dei propri sensi. Faceva del libro delle leggi più severe la propria amata e non distingueva più fra il desiderio fisico e il piacere spirituale di cui anzi faceva tutto. Era la loro una fervida passione, la danza un servizio divino e la preghiera un eccesso dei sensi. Allora l'ingenuo nel rapporto con il testo sacro e con i suoi miti si esprime in una coincidenza perfetta fra i sentimenti e perfino il corpo del popolo e il suo Dio. Questa peculiarità dell'ebraismo orientale fa sì che colui che se ne fa interpreta, che opera nel suo spirito ed esprime i suoi sentimenti, ne acquisisce la prospettiva e importa nel contesto della moderna secolarizzazione occidentale una voce dissonante perché disposta ad accogliere completamente, senza mediazioni critiche, la parola divina. E questo è il primo rot. Poi però, ho già detto, c'è una sorta di cesura sia nella vita di Roth sia nella sua scrittura e all'inizio degli anni 30 diventa un altro scrittore, completamente diverso, e scrive i suoi due capolavori che sono Hiob, cioè Giobbe, e Radetzky Marsh. Allora direi questo, ci sono tre istanze congruenti che trovano espressione simultanea nella narrativa del primo Roth. La tradizione ebraico-orientale e la sua ingenua fede nella giustizia divina anche quando si manifesta in forme distruttive. Il socialismo anticapitalista che auspica la fine dello sfruttamento sociale e un espressionismo formale che funge da contenitore funzionale alle due cose precedenti. Però la presenza di una religiosità ingenua orientale nella narrativa di Roth non è destinata a durare in eterno. Ci sono certamente fattori biografici che condizionano la trasformazione del Roth scrittore all'inizio degli anni 30, ma il problema è che sta proprio cambiando la natura dell'uomo. Intanto considerate che ormai è a Parigi, non è più a Berlino, non è più, diciamo così, nella sfera della sua lingua e della sua cultura. È ancora più a Occidente, un po' come il protagonista di un suo bel romanzo che si chiama Fuga senza fine, in cui è il tragitto da Oriente a Occidente di questo sottotenente Tunda dopo la guerra e la prigionia. Che le cose non possano restare uguali a come Roth le ha viste negli anni 20 e le ha utilizzate per le sue narrazioni negli anni 20, Roth lo dice nella prefazione alla prevista e mai realizzata seconda edizione di Ebrei in cammino del 37, dove sostanzialmente sintetizza il pensiero che sia impossibile preservare una visione delle cose basata sulla netta contrapposizione fra la cultura del mondo degli shtetl, cioè la cultura degli ebrei orientali, e il mondo della civilizzazione europea, fra ebrei ortodossi e ebrei occidentali assimilati, ed è impossibile nel momento in cui inizia ad affermarsi il nazionalsocialismo che apre nel mondo stesso dell'assimilazione una nuova questione ebraica. Roth lo dice così in questo Ebrei in cammino. Scusate, cerco la slide. Quando molti anni fa scrissi questo libro, che è del 27, e questa è una prefazione del 37, che adesso vorrei ripresentare ai lettori in una versione modificata, non esisteva ancora un grave problema degli ebrei occidentali. Allora, in sostanza, si trattava semplicemente di indurre ebrei e non ebrei dell'Europa occidentale a un po' di comprensione per la triste situazione degli ebrei orientali. Quello che dice Roth è che adesso però si è aperta anche una questione dell'ebraismo in generale. E allora Oriente e Occidente si incontrano nella stessa problematica.
Non c'è più una cultura dell'ebraismo orientale e una cultura assimilata dell'ebraismo occidentale. C'è una problematica ebraica e allora il mito perde la sua integrità originaria. Cioè, nelle mutate condizioni storiche, la posizione iniziale della narrativa di Roth non si può conservare. No, cioè non si tratta più di restituire vita e voce all'ottica dell'ebraismo orientale, mettendone in luce casomai il significato anche per la critica del moderno mondo occidentale, la distruzione della città moderna. La vecchia contrapposizione perde il suo valore d'attualità e il mondo degli shtetl può essere sì evocato, ma non in chiave elegiaca, non con nostalgia, non come un universo perduto di valori armoniosamente tenuti insieme da un inossidabile spirito di tradizione e continuità. Dinanzi all'affermazione dell'antisemitismo anche a Occidente, non ha più senso cercare di promuovere una qualche forma di conciliazione e comprensione fra ebrei occidentali e orientali. Quello che sembra delinearsi all'orizzonte, e arriverà di lì a pochissimo, è una nuova specie assai più drammatica di questione ebraica e soprattutto una seconda crisi dell'Occidente europeo. È allora che il tema orientale della narrativa di Roth si sovrappone alla rievocazione del primo collasso continentale nella guerra che ha condotto alla fine degli imperi centrali. Ed è a questo punto che Roth diventa quello che è ancora oggi nella visione di molti, cioè il narratore della fine dell'impero asburgico, colui che meglio di chiunque altro ha saputo conferire una grandiosa forma epica alla fine dell'impero e del suo paternalistico dominio sui popoli. Nei due capolavori del 30 e del 32, dicevo, Giobbe e Radetzky March, che sono poi i due romanzi che gli danno anche immediatamente la fama, c'è già la rappresentazione di due realtà uscite dal circuito della storia. Però se in Radetzky March la caduta della monarchia austro-ungarica è rappresentata con toni apocalittici, lo vedremo subito, come l'esaurirsi di un'età del mondo al di là del quale non c'è più nulla di visibile, se non il tempo sempre uguale, nel quale alla fine vivranno i reduci del romanzo, in Giobbe, Chiop, la fine della realtà e della cultura ebraico-orientale è venata da una profonda ironia che spazza via la stessa possibilità di restituire credibilità alla mitologia ingenua dello shtetl. Cioè Roth è diventato consapevole che il mito ingenuo non può aver più presa. In un mondo completamente in crisi, non c'è più distinzione fra Oriente e Occidente, non c'è più distinzione fra ebrei di qua e ebrei di là e soprattutto non c'è più la possibilità che il mito degli ebrei orientali possa essere compreso come tale da una cultura che è ormai completamente secolarizzata e pericolosamente secolarizzata. E allora bisogna trovare una nuova voce per il mito e come vedete il mito viene citato integralmente. Il romanzo si chiama Giobbe, cioè fa riferimento chiarissimo all'episodio di Giobbe nella Bibbia, ma lo trasforma come vedremo. Allora, da un'idea di questo gioco ironico col mito, già solo il titolo e anche il sottotitolo del romanzo, perché completamente il romanzo si chiama Giobbe, romanzo di un uomo semplice. Tanto è importante questa connotazione del protagonista del romanzo destinato a ripercorrere i passi del Giobbe biblico come uomo semplice che Roth ci insiste sopra fin dalle prime righe. E scrive così: molti anni fa viveva a Zuchno un uomo che si chiamava Mendelsinger. Era devoto, timorato di Dio e simile agli altri, un comunissimo ebreo. Dunque, Mendelsinger è un uomo semplice e non solo semplice, ma anche comune. Però la letteratura tedesca conosce già un personaggio che a somiglianza di Giobbe viene messo alla prova da Dio e da Satana, o da Mefistofele se preferite, e non è certo un uomo comune, perché si tratta niente meno che di Faust. Allora Roth scrive col suo romanzo una specie di Faust degli ebrei, ma capovolge le premesse tanto del racconto biblico
quanto del dramma di Goethe. Poiché di Giobbe, la Bibbia dice proprio all'inizio questo: c'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asini. E molto numerosa era la sua servitù. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. Capite che è diametralmente opposta l'attacco dell'episodio di Giobbe nella Bibbia e del romanzo di Ruth sono due antipodi. Allora, Giobbe nella Bibbia è un individuo eccezionale non meno di Faust. Cioè, Goethe non cambia una virgola delle premesse del mito biblico e invece Roth lo stravolge. Naturalmente, nell'ottica del mito biblico, Giobbe deve essere un uomo eccezionale perché altrimenti il mito perde quel valore rappresentativo e esemplare che deve avere. Chi se ne frega se viene punito con la sofferenza un uomo che già soffrirebbe di suo perché è povero, perché è macilento, perché è malato. Solo se sei un uomo ricchissimo, potentissimo, il migliore dei servi di Dio, allora capisci nell'ottica del mito biblico cosa sta accadendo. Ma Roth stravolge il mito, come dicevo. Fa del destino terribile di quell'uomo eccezionale la sorte di ogni comunissimo ebreo e pretende che ciò nonostante, anzi proprio per questo, la vicenda di Giobbe possegga lo stesso valore che il passato remoto del mito biblico e quello recente del Faust di Goethe gli hanno attribuito. Allora si può vederla così. Se l'antico popolo eletto e poi il popolo tedesco ebbero bisogno di riconoscersi nel destino del prediletto da Dio e quindi in un individuo inevitabilmente superiore, gli ebrei orientali, in quanto vedono se stessi tutti in continuo contatto con Dio, non hanno bisogno di specchiarsi in un uomo superiore, bensì in uno qualsiasi di loro. Oppure, il destino di sofferenza di Giobbe non è altro che il destino di qualsiasi ebreo orientale moderno. Dunque non c'è bisogno di immaginare una particolare preferenza divina o una particolare devozione dell'exemplum, perché ogni ebreo orientale è Giobbe, soltanto che questo Giobbe comunissimo non fa lo stesso percorso del Giobbe biblico, o meglio, sembra farlo, ma poi le cose cambiano. Comunque la vogliate vedere, è chiara la riflessione che Roth sovrappone al mito originario. La semplice variazione del tipo umano e sociale corrispondente a Giobbe, che è ricchissimo, e a Mendelsinger, che è poverissimo, trasforma il mito biblico, diciamo così, ingenuo, nel mito sentimentale dell'ebraismo moderno, sempre secondo la terminologia di Schiller, cioè in un mito riflettuto, in un mito che deve essere pensato per riconquistare la sua capacità di dire. Quindi dalla prima riga del romanzo in poi quello che leggiamo è un anti-Giobbe, o meglio, un Giobbe diverso, la storia di un uomo che non avrebbe rappresentato nulla in un'epoca diversa dalla sua. Questo è il sentimentale. La modernità si interessa intellettualmente a ciò con cui viene confrontata e utilizza il mito biblico, ma può anche stravolgerlo per potergli restituire voce. Quello che poi accade a Mendelsinger è più o meno quello che accade anche a Giobbe, quello che accade anche ai tanti ebrei orientali di cui Roth parla nel reportage Ebrei in cammino. Mendel ha una moglie, Deborah, 4 figli, 3 maschi e una femmina irrequieta, Jonas, Shemaria, il piccolo e menomato Menuhin e Miriam. Lui stesso è un maestro di Bibbia poverissimo che vive in un villaggio russo. E dunque alla periferia estrema del mondo ebraico orientale. La prima metà del romanzo sembra proprio una traduzione epica di Ebrei in cammino, una rappresentazione epica del mondo dello shtetl, della famiglia ebraica, oppure si potrebbe anche dire dell'incubo della famiglia ebraica, perché Mendel e Deborah non hanno più contatti fisici da anni, la nascita di Menuhin è la prima disgrazia a cui vanno incontro perché il piccolo è un po' malformato, è muto e pare segnato da un grave ritardo.
Un medico vorrebbe curarlo, ma Mendel, contro la volontà della moglie, si rifiuta di affidarglielo perché invece si affida, come tutto, alla volontà di Dio. Allora Deborah va da un rabbi, che non bisogna dimenticare nello shtetl è un taumaturgo, per conoscere la sorte del figlio. Il rabbino le dice che Menuhin potrà guarire e lo dice così: il dolore lo farà saggio, la deformità buono, l'amarezza mite e la malattia forte, ma occorreranno lunghi anni. Così la famiglia va avanti. Jonas finisce militare volontario fra i cosacchi, con grande scandalo per la comunità ebraica che naturalmente non vuole confondersi con i russi. Shemaria emigra in America e Miriam, bellissima, comincia da adolescente a scappare di casa e ad amoreggiare con i cosacchi. Nuovo grande scandalo in famiglia. Il risultato di tutto ciò è che Jonas un brutto giorno viene dichiarato disperso. La famiglia di Mendel, anche per evitare che Miriam si metta ulteriormente nei guai con i soldati russi, parte per raggiungere Shemaria in America e abbandona Menuhin a una famiglia amica e alla benevolenza di Dio. Shemaria, che negli Stati Uniti è diventato Sam, adesso è baciato dal successo, offre rifugio ai suoi familiari, si sposa, ma scoppia la guerra. Sam si arruola volontario nell'esercito americano e viene uccisa. Deborah muore la moglie di Mendel muore di crepacuore, la madre insomma, e subito dopo Miriam comincia a dare segni di pazzia ed è rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Mendel è rimasto solo, ospite malvisto di conoscenti, e allora fa una cosa che Job biblico non farebbe mai. Prende i filatteri, il talent, cioè il manto da preghiere, i libri sacri, e si mette davanti al fuoco, immaginando come quello distruggerà tutto, e intanto grida inveendo contro le sue disgrazie. Questo in realtà il Job biblico lo fa, ma non lo fa così, e adesso vedrete perché. Infatti tutto questo, quello che lui grida, lo grida più o meno anche Giobbe nella Bibbia, ma quando gli amici chiamati dai vicini arrivano e lo trovano in questo stato, cioè questa è la parte in cui sostanzialmente viene riprodotto in questo anti-Giobbe la parte del mito biblico in cui c'è l'interlocuzione fra Giobbe e i suoi amici e vicini, gli uomini della sua comunità, i suoi amici gli domandano: che ti succede, Mendel? Perché accendi il fuoco? Perché vuoi dar fuoco alla casa? Io, risponde Mendel, voglio bruciare ben più che una semplice casa e di più che un semplice uomo. Vi meraviglierete se vi dico che cosa realmente avevo intenzione di bruciare. Vi meraviglierete e direte: anche Mendel è pazzo come sua figlia, ma io vi assicuro, non sono pazzo, per più di 60 anni sono stato pazzo. Oggi non lo sono. Dicci dunque cosa vuoi bruciare. Dio voglio bruciare. È un'altra variazione significativa, perché è il superamento del limite massimo stabilito dall'esempio di Giobbe. Qui Roth fa del suo comunissimo ebreo un nuovo Prometeo. La sua devozione è una sfida al cielo, senza la quale il mito biblico non ha più alcun senso. La ribellione e la bestemmia sono la condizione necessaria della pietà verso Dio, perché l'uomo, persino il più devoto degli ebrei, non può e non deve più capire la logica divina. Non deve più sottomettersi, deve ribellarsi. È questo che fa del mito antico il mito moderno. Qui ancora il Roth socialista ribelle che scrive il mito di Giobbe. È devoto chi si ribella all'oppressione, venisse pure da Dio. Non per nulla è uno dei suoi amici, ma non il più saggio, che gli ricorda l'esempio di Giobbe. Rammentati di Giobbe. A lui è accaduto qualcosa di simile a te. Sedeva sulla nuda terra, cenere sulla testa, e le sue ferite gli facevano così male che si rotolava al suolo come un animale. Anche lui bestemmiò Dio, eppure era stata soltanto una prova. Che ne sappiamo noi, Mendel, di quello che succede lassù? Forse il maligno si è presentato a Dio e ha detto come allora: si deve tentare un giusto. E il Signore ha detto: prova pure con Mendel, il mio servo. Allora, succede anche a Giobbe di dover argomentare contro le parole degli amici, no? Ma nella Bibbia è Dio stesso a mettere fine alla contesa e a dare ragione a Giobbe. Ve lo ricordate? A un certo punto Dio si scoccia e dice: basta, c'ha ragione lui, non potete continuare a dirgli che c'ho ragione io. Nel romanzo, invece, alla fine sono gli amici ad arrendersi agli argomenti di Mendel, e quando uno di loro gli ricorda l'inferno che lo attende per la sua bestemmia, Mendel risponde: non ho paura dell'inferno, la mia pelle è già bruciata,
Le mie membra sono già fiaccate e gli spiriti maligni sono miei amici. Tutte le pene dell'inferno le ho già sofferte. È più benigno di Dio il diavolo, siccome non è così potente, non può essere così crudele. Io non ho paura, amici miei. E quest'ultima, direi, è la risposta mancante di Giobbe nella Bibbia. Manca perché alle parole di Eliu, dicevo, è Dio stesso a intervenire tagliando corto. Mendel invece risponde, e risponde con una specie di Nietzsche ebraico, che per l'ebreo che soffre le pene della terra, Dio non ha minacce sufficienti e dunque non ha più ragione d'essere, non può più assolvere al suo compito di eleggere e condannare. Allora, vi risparmio una sintesi del finale del romanzo in cui, insomma, Dio sembra poi riprendersi un po' il suo ruolo. Però questo finale, come dire, è una sorta di happy ending che non sta in piedi dopo quello che è successo, no? Quello che conta è che tutto è rimasto solo, diciamo, questo happy ending è soltanto un'ipotesi, una scommessa che lascia aperta un'ipotesi di sopravvivenza del Dio vivente, ma nel momento in cui la potenza stessa di Dio viene messa in discussione, allora cade qualsiasi possibilità dell'identificazione tra uomo e parola divina, tra uomo e Dio, e quindi cade la ragione stessa della cultura dell'ebraismo orientale. Perciò direi questo: se negli anni 20 Roth è uno scrittore vicino all'avanguardia, almeno nei suoi strumenti tecnici, e più che altro rappresentativo di una cultura altrimenti marginalizzata, cioè quella dell'ebraismo orientale, negli anni 30 ha trasformato la sua narrativa, tra l'altro aderendo a forme più tradizionali, in un'epica del tramonto, e in questo modo incrocia i grandi temi del modernismo europeo: la decadenza, il silenzio di Dio, la solitudine dell'individuo nella storia. Queste cose qua. Allora, non posso evidentemente approfondire, per evidenti ragioni di tempo, già vedo che siamo un po' avanti, l'altro celebre versante della narrativa di Roth, cioè l'epica del tramonto dell'impero asburgico, che è poi quella che produce i suoi più grandi capolavori. Anche questa epica, tuttavia, conserva le caratteristiche della scrittura di Roth di questi anni, e specificamente, per quanto ci interessa, il rapporto con il testo biblico, il quale naturalmente però riemerge nella sua dimensione apocalittica. Nella letteratura del primo dopoguerra in Germania e Austria, l'Apocalisse è uno dei grandissimi temi di ispirazione, non solo della tradizione ebraico-tedesca, ma di tutta la letteratura. Con ciò siamo sbarcati nel Nuovo Testamento, anche se un po' anche il Vecchio, Il senso della fine che aleggia in tutte le opere di questa stagione è venato di cose molteplici, di un horror vacui che insieme attrazione schopenhaueriana per la dissoluzione del principium individuationis, è un venato della forza distruttrice e trasvalutatrice della filosofia di Nietzsche, della consapevolezza storica del fragoroso finire di un'epoca, del crollo degli imperi, dell'esplodere di rivoluzione e del mutarsi di regimi politici. Ma nel capolavoro narrativo di Roth, Radetzky Marsh, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la fine dell'impero asburgico e il crollo dei valori tradizionali acquistano per l'appunto natura apocalittica. Quello che va ricordato però è che Radetzky Marsh appare 2 anni dopo Hiob. Nasce quindi dallo stesso tipo di riuso del mito biblico, e cioè da quella che potremmo chiamare una manipolazione sentimentale del mito stesso. Se la distruzione di Sodoma e Gomorra è nei primi 2 romanzi sovrapponibile alle storie di Theodor Lose o alla distruzione dell'Hotel Savoy, perché a citarla è un giornalista e un intellettuale occidentale, come dicevo prima, ma è anche il portavoce della religiosità ebraico orientale, ora la vicenda di Giobbe e persino l'Apocalissi vengono ripensate come materiali e piegate a dire cose che naturalmente non sono nella versione originaria ingenua del mito. È evidente allora, per restare all'esempio, che il libro di Giobbe nella Bibbia non mira a dimostrare che Dio sia più crudele del diavolo e che non sia perciò da temere l'inferno. Però come può configurarsi una versione sentimentale dell'Apocalissi di Giovanni?
Verrebbe da pensare che l'Apocalisse, ingenua o sentimentale che sia, resti sempre l'Apocalisse e dunque non possa dire qualcosa di più o di diverso di quanto non si trovi nel Nuovo Testamento, vale a dire descrivere la fine del mondo. Invece non c'è praticamente nessun altro libro biblico in cui gli scrittori di un secolo attraversato da tante Apocalissi abbiano riversato altrettanta capacità di elaborazione e trasformazione. Un altro anno vi racconto di Kafka. Innanzitutto perché si deve ricordare una cosa, di Apocalissi la tradizione ebraica ne conosce una trentina e dunque il quadro generale dell'Apocalisse è per uno scrittore ebreo assai differente da quello che può avere uno scrittore di altra provenienza culturale e religiosa. In più la stessa Apocalisse di Giovanni, questo lo sapete, è una silloge di luoghi derivati dall'Antico e dal Nuovo Testamento, quindi può essere già vista come una elaborazione intellettualistica della letteratura apocalittica precedente. Quindi ogni Apocalisse è, per così dire, un'Apocalisse di Apocalissi, e se si vuole un soggetto sentimentale per definizione. Nella marcia di Radetzky, Radetzky March, la faccenda si configura così. Dunque, la storia parte da Josef von Totta, semplice luogotenente di fanteria, che durante la battaglia di Solferino salva la vita all'imperatore Francesco Giuseppe. Ne viene elevato al rango nobiliare e poco dopo, incapace di reggere all'onere di una celebrità che è stato solo il caso Tomargli, si ritira in campagna e fa di tutto per cancellare la memoria del suo gesto. I suoi discendenti, perciò, sono discendenti di un passato perduto o, se non altro, posteri di una gloria che conferisce loro l'aura di un passato luminoso di cui cercano disperatamente di essere all'altezza. Il fatto è che Josef von Totta ha scoperto che nei libri di lettura delle scuole inferiori l'episodio di Solferino è raccontato in forma edulcorata, falsa, sicché per ristabilire la verità si rivolge allo stesso imperatore, il quale però gli spiega che a volte è una buona cosa abbellire la verità, che i suoi ministri sanno quello che fanno, gli regala un po' di soldi e lascia tutto inalterato. Per Josef von Totta, dice Roth, è come essere stato cacciato dal paradiso dell'ingenua credulità nell'imperatore, ragion per cui si può dire letteralmente che il romanzo procede dalla cacciata dal paradiso all'Apocalissi, cioè una perfetta traiettoria biblica. Il figlio di questo Josef, Franz, diventa un rispettato viceprefetto, resta per quasi tutta la sua vita legato al mondo del padre, ai suoi usi, alle sue tradizioni. Sono cattolici, non sono ebrei questi. Queste tradizioni però implicano di mettere su famiglia e così il viceprefetto si adegua. Gli nasce un figlio, la moglie muore e così la tradizione patrilineare e patriarcale dei Totta prosegue senza interruzione. Tanto che in gioventù il figlio del viceprefetto, Carl Josef, è convinto non meno del padre della necessità di vivere nel rispetto del passato e dell'impero. Pensa che non ci sia nulla di più bello che morire al suono della marcia di Radetzky, che così cambia il suo carattere, da marcia militare diventa marcia funebre, e vive una gioventù divisa tra i suoi doveri di soldato e svariate avventure galanti. A seguito di una di queste, costringe il suo migliore amico, che è anche il marito di una delle sue avventure, a un duello mortale, e l'esito dello scontro è l'inizio di un cambiamento totale nella sua percezione del mondo. Allora, il nonno ha cambiato la sua percezione del mondo nel momento in cui l'imperatore gli ha detto «Ma sì, raccontiamo pure delle balle, perché a volte è utile». E lì crolla la fine, diciamo, crolla la sua fede nella figura dell'imperatore. Anzi, crolla la sua fede crolla il paradiso della sua ingenua fede nella figura dell'imperatore. Franz Josef cambia il suo modo di vedere le cose nel momento in cui praticamente provoca la morte di un suo amico. E allora comincia a vedere ogni cosa come parte di un universo morente, e mentre questa consapevolezza inizia a distruggerlo, comincia a intaccare anche il padre, che invece fino a questo momento è rimasto tetragono, crede a quello che credeva prima. Di qui in poi il romanzo è la cronaca di una fine, ma di una fine che ha dimensioni cosmiche. Per esempio, chiamato a disperdere con la forza una manifestazione di lavoratori socialisti, Carl Josef, cioè il più giovane dei Totta, subito prima di dare il comando di aprire il fuoco, ha una visione, come tutti i bravi profeti hanno le visioni.
Un'oscura idea della fine del mondo afferrò il tenente. Si ricordò dello splendore variopinto della processione del Corpus Domini e per un breve momento gli parve che l'oscura nuvola dei ribelli si gettasse contro quel plotone imperiale. Per la durata di un unico, rapido secondo il tenente ebbe la forza sublime di guardare delle immagini e vide i tempi rotolare gli uni contro gli altri come due rocce e lui stesso, il tenente, rimanervi in mezzo schiacciato. Carl Joseph viene toccato dalla morte e dal senso della fine e allora si trasforma in un profeta. Per di più di questi profeti cominciano a spuntarne dappertutto alcuni. Uno di questi è un insignificante tenente di fanteria che nel romanzo ha due pagine. È il figlio del direttore di una banda militare, si chiama Nehwa, non conta nulla. Però si imbatte nel padre di Franz Joseph, cioè il viceprefetto, e gli spiega senza tanti complimenti che se scoppierà una guerra l'Austria perderà perché pretende di far sopravvivere quello che sopravvivere non può. Totta sulle prime lo tratta con disprezzo, poi di fronte alla pura convinzione dell'altro cede. Il viceprefetto non parlò più. Gli parla ad un tratto di essere sul monte altissimo e di vedere in faccia a lui il tenente Nehwal in una profonda valle. Era molto piccolo il tenente Nehwal. Ma sebbene fosse piccolo e si trovasse in una valle molto profonda, pure aveva ragione. E il mondo non era più il vecchio mondo, scusate, ho scritto male, tramontava. Ed era nell'ordine delle cose che un'ora prima della fine del mondo le valli avessero ragione contro i monti, i giovani contro i vecchi, gli stolti contro i savi. Allora, improvvisamente, ed è il segno delle cose che cambiano, tutti sono dotati di capacità profetiche. Da bravi profeti, dicevo prima, vedono quello che sta per venire, quindi hanno delle visioni. Anche per esempio il dottor Skowronek, che è il compagno di scacchi del viceprefetto, gli spiega che è giusto il desiderio di suo figlio, cioè di Carl Joseph, di lasciare l'esercito. Lo lascerà, ma poi sarà costretto a rientrarci e morirà. Perché dice così, un giovane ufficiale del nostro esercito, non so se ce l'ho questa, no. Un giovane ufficiale del nostro esercito non può essere contento del suo mestiere. Il suo desiderio deve essere la guerra. Sa però che la guerra sarebbe la fine della monarchia. Il punto è che le conseguenze di queste profezie sono paradossali. Anziché sostenere la devozione, la distruggono. Il viceprefetto Trotta resta, per così dire, basito. Cercava di familiarizzarsi con quelle parole, ma gli rimanevano estranee. Ed era per il signor viceprefetto come se non dovesse aspettare molto la fine del mondo. Andò come tutti i giorni al suo lavoro e nessuno sarebbe stato in grado di capire che il signor Trotta aveva perduto la sua fede. E tre. Cioè il terzo Trotta, l'ultimo però, perché era il più resistente, che perde la sua fede. Perde la fede, diciamo, la fede nella fede. Cioè la fede nel credere in qualcosa. La ragione per cui Trotta la perde, così come il padre aveva perduto la sua e il figlio l'ha perduta, è insita nella trasformazione della rappresentazione apocalittica a cui Roth è pervenuto. Perché la fine del mondo è sempre, nella letteratura apocalittica, sempre seguita dall'inizio del regno di Dio, dall'ingresso in un nuovo ordine delle cose che segue alla fine del tempo storico e lo supera. Ma nella narrativa di Roth non c'è paradiso e l'apocalissi moderna è la fine di tutto. Anche Trotta sente di essere entrato in un nuovo ordine cosmico e sente che la storia è finita, che il tempo non c'è più. Roth lo dice in due righe, in modo apparentemente casuale all'inizio dell'epilogo con cui si chiude il romanzo, e prima mette la fine del capitolo che dice così: che cosa importava al vecchio signor Trotta dei 100.000 nuovi morti che frattanto avevano seguito suo figlio? E che cosa importava a lui della fine del mondo che oggi vedeva giungere più chiaramente ancora? Suo figlio era morto, il suo ufficio era finito, il suo mondo era distrutto. Poi inizia l'epilogo così. Non ci rimane ora più che narrare gli ultimi giorni del signor viceprefetto Trotta. Essi trascorsero quasi come uno solo. Il tempo gli passava accanto simile ad un largo fiume uniforme con un monotono mormorio. È finito il tempo, è finita la storia, ma non è cominciato nessun regno di Dio. Trotta è uscito dalla storia e dal tempo
ha assistito alla fine del mondo ed è entrato in un'altra dimensione, ma in questa dimensione non c'è più nulla. C'è soltanto la monotonia dell'assenza di tempo. Capite che questo è il capovolgimento dei capovolgimenti di ogni apocalisse. Per cui Roth, è chiaro, declina il mito biblico in chiave nichilista, ovvero nella sua prospettiva sentimentale per eccellenza della modernità post-nicciana. La sua apocalisse è un'apocalisse dopo la morte di Dio e non conosce consolazione. Le uniche consolazioni possibili sono l'ottundimento, l'illusione, i due paradisi artificiali più frequentati da Baudelaire in poi. È per questo che gli ultimi eroi di Roth sono il santo bevitore del racconto e il commerciante di coralli Missen Picchenik. Questi qua non hanno più niente da chiedere se non una morte nell'alcol o nell'impossibile tentativo di raggiungere sul fondo del mare la fonte del solo bene che hanno conosciuto in vita, cioè i coralli. In questi due ultimissimi racconti, Roth mette in scena un mondo post-apocalittico in cui è possibile soltanto stordirsi per attutire il dolore del nulla. In questo mondo anche il miracolo, che per gli ebrei orientali è la prova dell'esistenza di Dio, il miracolo è una sorta di placebo, un miracolo residuale. Ma per uno scrittore proveniente dalla cultura dell'ebraismo orientale, questa è quasi una posizione blasfema, perché il miracolo è esattamente in essa ciò che Roth rinnega da Hiob in poi. È Dio, è l'espressione diretta di Dio che permette l'immediata e ingenua adesione alla sua parola. E non è solo la prova dell'esistenza di Dio, ma anche della benevolenza che Dio stesso riserva ai suoi servitori. Allora, il santo bevitore fa esperienza del miracolo, ma il miracolo di una morte felice perché per pochi giorni è sottratta al dolore di vivere. Invece il protagonista di Leviatano, Nissen Picchenik, conosce alla fine solo il miracolo tecnico di creare coralli artificiali che distruggono il suo commercio, le sue illusioni e la sua stessa moralità. Conosce il miracolo, dice il racconto, come tentazione del diavolo. È il miracolo della tecnica come creazione della materia vivente dalla gomma, dalla cellulosa. E allora, per sottrarsi a questi miracoli artificiali, a questo mondo post-apocalittico e al nulla, che Picchenik si sprofonda nel mare come il santo bevitore si sprofonda nell'alcol. Alla ricerca di quel mondo dietro il mondo, come diceva Nietzsche, di quel regno di Dio che non è arrivato e che alla fine non lo accoglierà nemmeno. Grazie, scusate la lunghezza, ho finito.